una rockstar di origine reggiana amatissima dai giovani e il più grande centro commerciale della provincia insieme per aiutare le comunità di recupero e reinserimento dei tossicodipendenti. Ligabue, correggese ormai noto a livello internazionale, canterà senza compenso al Palasport il 27 maggio. L'incasso del concerto andrà a favore del CEIS, della comunità Giovanni XXIII e della Collina. Il concerto sarà sostenuto nei costi vivi dal centro commerciale L'Ariosto e sponsorizzato dalla Fagioli di Sant'Ilario. È un'altra tappa del cammino intrapreso dall'Ariosto 2 anni fa per sensibilizzare i consumatori sul grande problema del recupero dei tossicodipendenti. Ligabue ha voluto partecipare di persona alla presentazione dell'iniziativa accanto al direttore del centro commerciale Giorgio Mattina e ai rappresentanti delle comunità. Tu hai modo di conoscere tanti giovani e probabilmente ne avrai conosciuti anche di quelli che dentro a questo tunnel ci sono stati o ci sono ancora. Cosa pensi sia la molla profonda che spinge questi giovani ad autodistruggersi? La realtà è che a volte la molla non è così profonda. Purtroppo tante volte il problema è che la molla è troppo leggera, una molla legata a un discorso di affrontare questa esperienza con una certa leggerezza e senza pensare a quello che sarà dopo. E altre volte invece, purtroppo invece, la molla è un po' più profonda e dipende da una volontà comunque di venire via, insomma, dalle responsabilità. Ti sei trovato qualche volta a dare dei consigli a uno di questi ragazzi? Che i nostri consigli sono sempre consigli che fanno sorridere chi vive di questa esperienza, perché noi possiamo sempre parlare dei lati belli della vita, possiamo fare delle lunghe discussioni su quanto valga la pena vivere, e credo che alla fine chi ha un serio problema con queste sostanze, appena finito il nostro discorso, debba risolvere il suo problema che trovarle per l'ennesima dose.